Abstract subito, e quindi qui sul palco arriva Benedetto Di Fazio, co-founder anche Abstract, esattamente come Kudriac, che è una delle startup incubate all'interno qui dello spazio attivo. Siete, Benedetto, appena arrivati, penso, no? Esatto? Vai, parola a te. Quanti minuti, Benedetto? 3 minuti, vorrei far vedere intanto un video rapidamente, ecco, su quello che siamo. Noi facciamo produzione di contenuti culturali per pubblici diversi attraverso la mediazione delle nuove tecnologie, quindi non facciamo tecnologie per i beni culturali, bensì il nostro focus è sui contenuti. Questo perché? Perché le nuove tecnologie, soprattutto negli ultimi anni, hanno invaso pesantemente soprattutto il settore dei beni culturali. Però il settore dei beni culturali, per la sua particolarità, ha necessità di veicolare un messaggio culturale che le nuove tecnologie non possono sostituire. Quindi, per evitare che le nuove tecnologie diventino un contenitore vuoto di fatto, e con la nostra attenzione è soprattutto sui contenuti. Questo perché? Perché naturalmente il pubblici differenti hanno bisogno di godere dei beni culturali nel modo giusto. E quindi la nostra attenzione è soprattutto su questo, sull'aspetto, ecco, della mediazione dei contenuti attraverso le nuove tecnologie. Noi siamo 5 professionisti che ci siamo formalmente costituiti ad ottobre del 2015 e siamo insediati presso lo spazio attivo da un paio di mesi, ma in realtà abbiamo già lavorato insieme negli anni passati e abbiamo deciso, attraverso anche il bando di Lazio Creativa, di partecipare e di costituirci in società. E quindi siamo, come dire, esperti in varie discipline e abbiamo deciso così di metterci insieme, focalizzando la nostra attenzione soprattutto sull'aspetto, ecco, dei contenuti. Avete visto ad esempio anche nel video precedentemente, sono passate delle immagini che riguardano un progetto che abbiamo seguito e abbiamo fatto per i mercati del Foro di Traiano. Quindi un messaggio culturale apparentemente complesso come quello di spiegare, ecco, la storia delle anfore, di come le anfore romane sono state classificate, ecco, attraverso le nuove tecnologie è possibile veicolarlo per pubblici differenti, cioè far comprendere questo messaggio in maniera rapida, veloce, grazie a queste nuove tecnologie. Ho finito, grazie. Grazie a te.